Bene, amici di Piacere e Sapori, pronti per una nuova puntata con la vostra Dominga Pizzi. Oggi le nostre telecamere sono sbarcate a Gioia Tauro per assistere ad una festa molto sentita, la festa in onore di Maria Santissima di Porto Salvo. Ecco, dopo un periodo di fermo, quasi 3 anni, finalmente ci sarà la processione per le vie del paese e del mare, della marina. Quindi andiamo a sentire l'emozione dei fedeli. Allora, con noi presenti anche a questa festa, a questa celebrazione religiosa, anche il collega Toni Condello. Ecco, dopo questo periodo di fermo, riavere di nuovo la statua, so che comunque sia, tu sei anche originario di qua, sì, hai vissuto a Gioia Tauro. Fino ai 13 anni ho vissuto a Gioia Tauro, quindi, e poi sono rientrato da Milano, dopo 40 anni di Milano, messo in pre-pensionamento, ho comprato una barca a vela e sono tornato in Calabria. La tua terra, ecco, ma le emozioni di essere qua di nuovo? Ho riscoperto la Calabria, io non la conoscevo come turista perché ogni tanto, ogni 2 o 3 anni ritornavo a Gioia Tauro in vacanza e quindi non la conoscevo perché sono andato via a 13 anni, no? E l'ho riscoperta, è una terra bellissima con tante possibilità. Purtroppo c'è sempre quella percentuale di insufficienza civile, se vogliamo, no? Che però è una grande minoranza. Fortunatamente. Gioia Tauro è in evoluzione, è una bella città, una grande città, con il porto è a livello internazionale, per cui gioco forza ai giovani che ormai studiano anche al nord e poi rientrano a Gioia Tauro, ed è una terra innovativa che è in evoluzione, ma è una gran bella città, è una gran bella terra. Ma ti ricorda qualcosa? Sei mai stato da ragazzino qua presente a questa festa? Beh, noi da ragazzini abitavo lì, diciamo in centro, al vecchio comune, e noi passavamo l'estate a mare. Cominciavamo a Pasqua, anzi a Pasquetta, qualunque mese fosse, aprile o marzo o maggio, e terminavamo di andare al mare a fine ottobre, per dire, no? E oggi il clima è un po' cambiato, di pochino, però è una grande terra, guarda, è stata scoperta anche, no? Lo sappiamo, da molti territori stranieri, quindi, che vengono anche qui in vacanza, eccetera. E soprattutto la religiosità, no? Ma tu, visto che stavi scattando foto, hai fatto qualche foto particolare? Sì. Ma no, io faccio la gente, soprattutto i giovani, e anche adesso faccio anche la processione, no? Che vedrete, c'è un mare di gente, no? Per cui la grande religiosità che io ricordo in mia madre, che la chiesa, la messa, come i vecchi personaggi erano all'ordine del giorno, no? Quindi, che ci ha aiutati a crescere in maniera civile. Bene, allora ti auguriamo buon lavoro anche a te. Anche a voi. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Bene, noi continuiamo, vediamo a sentire qualche devoto. Signora, sta aspettando l'uscita della Madonna. Sì, salve. E di Gioia Tauro. Sì, di Gioia Tauro. Vedo sì. Che c'è anche il piccolino che è pronto ed è vestito anche lui da portatore. Perché? Perché è una nostra tradizione, l'amiamo tantissimo questa festa, l'attendiamo tanto, anzi, da 2 anni che non si fa e ora ritornare è bello. C'è doppia festa. Doppia festa, sì. E il bambino è pronto? Il bambino è pronto. Bene, se vuole la mamma lo inquadriamo anche a questo bellissimo, certo, bimbo. Come no. Guarda le nostre telecamere, saluta. Ciao. 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 Bene, grazie. Grazie a lei, grazie. Bene, continuiamo il nostro giro, vediamo se ci sono anche persone non del posto, se vogliono... Veniamo da Milano. Ah,
Ecco, la signora arriva da Milano, vediamo, come mai qua? Per la festa della Madonna. Ma gliel'ha detto qualcuno, sì, qualcuno, qualche parente? Sì, abbiamo le mie amiche, vieni Lucia. Ho delle amiche a Milano, mi hanno parlato di questa Madonna e ci tenevo tantissimo a venire a vedere questa festa e a pregare. Bene, ma lei è in vacanza qui? No, no, siamo venuti apposta quattro giorni. Apposta per, sì, la... Esatto. Per la festa della Madonna, sì. E lei anche? Abitiamo a Milano. Abitate a Milano? Sì, siamo di qua, però abitiamo a Milano da parecchi anni. Siamo venuti proprio per questo, è da 3 anni che non la facevano. E infatti adesso sì, si riprende alla grande. Sì, assolutamente sì. Ma lei che è di qua, è per problemi di lavoro presumo che si è trasferita? Sì, giusto? Per lavoro, sì, ma assolutamente. Ma che cosa ricorda di questa festa? Un'emozione grandissima portarla, vederla andare al mare, sulla barca, poi c'è la fuitina, qua la famosa fuitina, quindi è una gioia. Dopo lei tanto invece tempo. È la prima volta? È la prima volta, sì. Ma a Milano, diciamo, c'è qualcosa di similare? No. Non, sicuramente non di Porto Salvo, però qualcosa... Non c'è usanza di questi, ci sono le processioni a maggio, sicuramente si fanno le processioni in onore della Madonna, ma feste così a Milano non ne ho mai viste. Bene, quindi, buon divertimento. Grazie mille, grazie, grazie. Meravigliosi che sono vestiti anche loro all'occasione. Ciao, ciao Dami, ciao. Mandagli un bacino Dami alla Madonnina. No, no, mandagli un bacino. E tu come ti chiami? Giulia. E la Madonnina la stai aspettando? Sì. Quanto bene vuole la Madonnina? Tanto. Bene, vuole dire qualcosa? Che emozione sta provando? L'emozione è unica, indescrivibile, ogni anno sempre di più. Noi siamo nella Marina, siamo nelle strade principali dove ogni anno lei attraversa le nostre strade e tutto quello che facciamo lo facciamo veramente con amore, devozione e con emozione. Davvero. Grazie. Ciao Luigi. Beh, tanta l'emozione dei fedeli dopo questo periodo di fermo e io direi di andare a sentire proprio a caldo le emozioni vive di questi fedeli che la stanno aspettando già da troppo tempo e finalmente riavranno la processione per le vie del paese ma anche nella parte della Marina. Bene, andiamo a sentire a qualche signora. Signora, lei è qua presente per assistere alla processione? Sì, dopo 2 anni sinceramente di lockdown la festeggiamo alla grande. Di dov'è lei? Di Gioia Tauro? Insomma, nelle zone. Nelle zone, però viene qua comunque per seguirla, ma perché? Cos'ha questa processione di così particolare che fa avvicinare tanti fedeli? È importante per la città di Gioia Tauro, per tutti noi, dopo 2 anni di lockdown avvicinarci così, perché ne abbiamo proprio bisogno alla grande. Bene, grazie, grazie. Però vediamo anche tanta gente qua ferma e sono anche tanti giovani. Ecco, c'è un portatore. Andiamo a vedere se i portatori della vara sono qua presenti per poter anche carpire le emozioni di questi ragazzi che dopo tanto tempo finalmente possono portare per le vie della strada e della Marina la propria Madonna. Qualcuno, signora, dopo tanto tempo finalmente c'è la processione. È una cosa stupenda, è bellissima da vedere. Bene, vedo che già è tanto emozionata. Sì, infatti. Perché questa emozione? Cosa fa questa Madonna? Cosa ci porta? Guarda, non ti saprei spiegare l'emozione che si prova. Lo giuro, non te lo saprei spiegare. Ma da piccolina lei l'ha sempre sentita? Sì, sempre, da una vita. Da una vita. Quindi è felice ed è contenta che finalmente ci sarà la processione. Perché la vedo veramente dall'interno, perché di solito non riuscivo nemmeno ad entrare. Questa volta l'ho vista veramente da vicino. Sono contenta, anche dai, io. Sono contenta, ma andiamo da un'altra signora che mi chiedeva quando andassimo in onda. Lei come mai presente qui a Gioia Tauro? Io sono nata a Gioia Tauro, ma vivo a Verona. E solo dal 2017 sono riuscita a vederla per la prima volta, questa grande festa, che mi trovavo qui, non sono mai venuta apposta.
da allora, come un miracolo, lei non è salita sulla barca dei portatori e sono salita io al suo posto. Quindi si ricorda perfettamente. È stato un segno, un gesto. Io da allora chiedo sempre di poter venire, cerco di far conciliare le ferie e organizzarmi. Adesso con lo smart work sono riuscita. Ma quindi ha visto la puntata quando l'abbiamo trasmessa? O c'era presente? Io ero là con voi e al posto suo sono salita io, e dopo da allora ogni anno vengo per la processione, rimango qua a gioia, mi fermo per il periodo della festa. Perché la Madonna probabilmente ha voluto questo, affinché che io sia stata anche il trapide in un certo senso. Sì. Bene, mi fa piacere questo. Mi fa piacere che è riuscita a poter conciliare un po' il tutto per poter essere presente. Come vede, tanta gente, tanti fedeli, quindi qualcosa veramente c'è, ancora la fede ci fa andare avanti. È vero, è proprio un segno, si sente tantissimo, Gioia Tauro ci tiene, e grazie a Don Gianni anche, che organizza ogni anno insieme ai portatori questa bellissima festa. Anche in tempo di pandemia l'ho sempre vista molto ordinata, molto organizzata. Ne ritornerò a Verona con un bel ricordo anche quest'anno. E si vedrà anche nella puntata, perché poi noi trasmetteremo la puntata attraverso le reti televisive di Telespazio e Calabria TV, e quindi si potrà rivedere. Grazie a voi. Grazie a lei, buona festa. Grazie anche a voi. Bene, questo è il bello della diretta, che abbia agito come tramite per poter far ritornare questa signora dopo tanti anni e comunque far rivedere questa bellissima festa. Ma vedo che ci sono anche tanti bambini, vuoi dire qualcosa? Ti vergogni? No. No? Perché sei qui, per la Madonnina? Sì. E quando esce la Madonnina cosa fai tu? Le foto. Mettiamo le mani? Sì. Bene, bene. Beh, continuiamo il nostro giro, vediamo se qualcuno, io volevo vedere se ci fosse qualcuno dei portatori. Signora, allora i portatori mi dicono che sono in chiesa perché stanno preparando, sta terminando la messa, quindi noi appena terminerà la messa scenderemo anche noi e faremo vedere i preparativi della statua pronta per poter affrontare la processione con tutti i portatori, che sono veramente tanti, però io poi dopo le intervisto e vediamo anche l'emozione a caldo loro, che dopo 3 anni di pandemia, dopo 3 anni di fermo, si possa ricominciare finalmente a fare festa. C'è la banda presente, da dove arriva la banda? Da Parapodio. Da Parapodio, quindi presenti per fare festa finalmente. Dopo 3 anni. Dopo 3 anni, voi anche siete contenti di poter ricominciare? Sì, sì, certo. Che cosa suonerete per la Madonna? Festa, festa. Tutta la musica inerente alla festa. Certo. Bene, bene, abbiamo visto che la banda anche di Parapodio. Continuiamo un pochino il nostro giro. Allora, cosa sta dicendo? Un saluto a Graziano Tomarchi, il numero uno della TV calabrese. Il nostro editore, lei anche suona il tamburo, giusto? No, la gran cassa, bene, la gran cassa, sì. Allora, da quanto tempo suona? Io, da bambino. Prima suonavo con i tamburi, poi sono nella banda ora. Il tamburo c'è, bisogna fare da tramite per arrivare alla gran cassa. Certo. Bene, appartiene alla banda di Parapodio. Sì, sì, io alla banda di Parapodio, da poco, da poco. Pronti per suonare? Ho chiesto che tipo di musica, che cosa ci farete sentire? Facciamo delle varie marce di banda, sinfonie, militari, insomma un po' di tutto, un repertorio vasto, ecco. Ma la banda anche ha ricominciato di nuovo a uscire? Finalmente sì, dopo 3 anni di pandemia siamo tornati ad uscire ed è un'emozione poter assistere a questa antica tradizione una volta, perché vedere le statue uscire per le vie del paese, l'emozione delle persone è sempre un'emozione unica per noi che portiamo avanti queste tradizioni di una volta. Ecco. E allietate veramente con la vostra musica il passaggio della statua. Buon proseguimento e buona festa. Grazie anche a voi, un in bocca al lupo. Bene, e allora io ne approfitto anche per salutare, per ringraziare gli sponsor che hanno fatto sì che noi potessimo esserci, il Bar Garden di Salvatore Ravese, Sicurpiana, e poi un ringraziamento anche alla Ciambra, al ristorante. Bene, noi continuiamo un pochino il nostro giro. Vediamo, qua c'è una signora, riesce a parlare la signora? Signora, l'ha portata per vedere la Madonna? Certo, noi siamo di Gioia Tauro, però non viviamo qua, quindi ne approfittiamo un pochino a vedere le nostre tradizioni. È una devozione che porta
portate avanti da quanto? Da tanti, tanti anni, calcoli l'età, quindi... E ha qualche ricordo da ragazza di questa festa? Che cosa è uguale, è cambiata? È cambiata, però, anzi è più emozionante adesso, però comunque è sempre una bellissima cosa. Ma c'era qualcosa di diverso rispetto, diciamo, fiera, non so? Sì, senz'altro, c'erano bancarelle, ma fino a poco prima tempo del Covid, ma poi alla fine per il Covid l'hanno tirati via, perché sennò altrimenti c'erano e si vede il risultato. Tanti fedeli presenti. Tanti, 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 tanti. Bene, grazie, grazie. Bene, continuiamo, facciamo sempre delle battute anche, vediamo. Anche lei sta aspettando la processione. Come ogni anno è di consuetudine aspettare l'uscita. Ma questa devozione perché? Perché ci sono tanti fedeli, tante presenze così costanti? Diciamo che è una festa, insomma, la Madonna Maria, quindi la devozione a Maria è molto grande in questa parrocchia, quindi ogni anno c'è questo afflusso di persone che provengono da tutte le parti del mondo. Va bene, grazie. Prego. Portatori presenti, tutti ben felici e stiamo vedendo la Madonna, la statua uscire. Thank you.
Pensiamo che certi sapori andrebbero portati ovunque manchino. La strategia del caseificio Il Granatore è rigorosa. Siamo degli artigiani, a noi non interessano i grandi numeri. Noi puntiamo alla ricerca del latte di bufala e al piacere della qualità. La nostra è una mozzarella per le famiglie. Caseificio Il Granatore. Sentirai che gusto! A Palmi, a 200 metri dallo svincolo dell'A3. Info e prenotazioni allo 0966 260 001. Bar Pasticceria, Gelateria, Rosticceria, Dolce Capriccio di Pino Ficara, aperitivo della casa. Seguici sui social, vieni a degustare i nostri gelati artigianali. Un'estate ricca di gusto. Viale Europa, Reggio Calabria. Hai sentito la novità? Starbus ti porta all'università. Ogni settimana una navetta da e per l'Università di Cosenza. Una grande comodità per studiare e non aver pensieri di viaggio. Starbus è specializzata nei viaggi turistici e nel collegamento tra l'area metropolitana di Reggio Calabria con l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, con navette H24 e con automezzi di ultimissima generazione dotati di ogni comfort. Dal 2013 Starbus, la grande azienda calabra, fiore all'occhiello in Italia e nel mondo. Per info contatta Starbus tutti i giorni, anche la domenica, allo 0966 37 10 39 o sul sito web www.star-bus.it. Per il giorno più bello della tua vita, Atelier Legato Alta Moda. Passione, estro ed eleganza, affinché il tuo sogno diventi realtà. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. Viale Rocco La Russa numero 8, Villa San Giovanni. Del packaging, amplia i suoi orizzonti anche in campo dolciario professionale, dando la possibilità a qualsiasi tipo di clientela, dai professionisti pasticceri alle casalinghe, di poter ideare e realizzare i propri dolci con tantissime decorazioni, creme ed accessori. Sito in via Nazionale 18, Gioia Tauro. Seguiteci sui social Facebook ed Instagram. D&D Carta. Domenico Bonfiglio, parrucchiere, via Garibaldi 28 a Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Telefono 0965 79 54 12. Thank you.
Bene, con noi il sindaco di Gioia Tauro, il dottor Aldo Alessio. Dopo 2 anni di fermo finalmente ricomincia la processione. Si ricomincia, dopo 2 anni di fermo questa manifestazione, questa festa religiosa era sentita, attesa e tanto desiderata da parte della nostra comunità. Lo dimostra anche la larga partecipazione popolare, non solo gioiese ma anche di cittadini che provengono da fuori città. Ora la processione per le vie del paese, ma poi ci sarà anche un tratto per via mare o sì, quest'anno? C'è la processione qui nel quartiere cittadino e poi ci sarà la processione a mare con la barca, come si è sempre fatto nel passato. Quindi c'è sempre tanta partecipazione e tanta attesa, ma come mai? Questa è una festa molto sentita, molto partecipata da tutti i fedeli. Perché è una città legata al mare e quindi a tutto ciò che rappresenta il mare per il nostro passato, per il presente ma anche per il futuro. Bene, grazie. Bene, ma sentiamo ora le emozioni di un portatore, dopo 2 anni di fermo, che emozione si prova? C'è un grande entusiasmo intorno a noi, non vedevamo l'ora che passava, diciamo, questo periodo di pandemia. Fortunatamente ce l'abbiamo fatta, uscire fuori la Madonna e portarla nelle strade, perché c'è tanto bisogno qui a Gioia Tauro per tutte le malattie che, diciamo, che abbiamo nelle nostre case e magari la Madonna, diciamo, quando passa ci consola in questo periodo così brutto. Infatti ci sono tantissimi fedeli, ma ora che finiremo per le strade, diciamo, del paese c'è la fatidica processione via mare, tantissimo attesa. Anche questa ci mancava tanto, fortunatamente sembra che il mare è pure calmo, quindi diciamo che va tutto bene. La Madonna, diciamo, io dico, la chiamo la provvidenza questa, la Madonna ci aiuta. Quanti siete i portatori? Diciamo che quest'anno siamo un po' più ridotti, siamo circa 170, ma di solito arrivavamo anche a 250. Comunque va tutto bene, diciamo. E lei da quant'è che fa il portatore? Io circa 25 anni, diciamo, sono stato già da piccolo portatore e infatti mi ritrovo anche qui con voi, è la mia, penso, seconda intervista che faccio con voi, quindi è un grande piacere. Per rendere partecipe a tutti i nostri amici telespettatori che ci stanno seguendo, che veramente è molto seguita, e quindi chi non può venire, noi cerchiamo di renderli partecipe attraverso il nostro esserci proprio e carpire le emozioni a caldo di ognuno di voi. Infatti a nome di tutti i portatori vi voglio ringraziare, che siete sempre molto vicini a noi. Grazie a voi veramente, perché ho visto la replica circa 2 settimane fa su Telespazio e già mi ha fatto piacere, e quindi oggi in diretta è ancora più bello. Grazie mille anche a voi. Grazie, vediamo se riusciamo anche a farle vedere quella là per via mare. Io tempo fa ci sono riuscita a salire, ora vediamo se ci riuscirò anche questa volta. Grazie.
Signora, perché tutti questi addobbi? Perché la Madonnina le vuole. Ma da sempre si è acquistata questo stato. Da sempre, sì, sì, è bellissima questa Madonnina. Si mette il lenzuolo, il copriletto più bello. Le cose più belle che una ce ha. E come mai azzurro e bianco? Perché la Madonnina è così. Sì. E lei di Gioia Tauro? Sì. Sì. Ma ha qualche ricordo da piccola di questa Madonnina? Da piccola non abitavo qua. Sono di Cittanova. Però ricordare che sono qua è sempre così bello. Ti è contenta che c'è la prossima? Sì, che si faccia una un'altra volta. Grazie. Prego. Seguendo, siamo in diretta, siamo qui sulla barca che sta portando la statua della Madonna e sta facendo fare la processione via mare. Bene, è un'emozione grande questa viverla e noi la stiamo vivendo proprio insieme al presidente del comitato feste che andiamo subito a sentire. Bene, una grande emozione, dopo 2 anni finalmente ci si può di nuovo fare questa processione a mare dai gioitani, molto sentita. Sicuramente, intanto diciamo che siamo alla soglia dei 3 anni e non 2,
quindi dopo tutta la pandemia con tutti i problemi che ha recato al mondo intero, figuriamoci a noi che siamo al sud è ancora peggio, però non era scontato che quest'anno noi riuscivamo a fare, anche se non è moltissimo, quel poco che facciamo. Lo facciamo per tutte le energie che abbiamo, con tutti i giovani che sono assieme a noi, i portatori della vara, il comitato e tutte le figure che magari sono delle figure che non si conoscono, comunque per questa manifestazione tutti collaborano con noi. Ma è una festa del popolo, è una festa popolare, è la festa della Madonna. Quest'anno abbiamo avuto il piacere di poter organizzare 6 serate, anche se non sono di grosso spessore, diciamo che ci accontentiamo. L'importante è che tutti sono felici, tutti siamo contenti, perché questa manifestazione, come dicevo prima, mi ripeto, è una manifestazione popolare. Tutti... Vediamo che nel frattempo accompagnano la Madonna, la statua, tutte le barche, tutte le imbarcazioni intorno a noi, quindi è una festa grande, ma anche per i pescatori, perché dobbiamo dire che Gioia Tauro vive anche di pesca. Beh, su questo c'è qualche remora, perché Gioia Tauro è stato sempre un paese di pescatori. Oggi, ahimè, ce ne sono pochissimi, ma noi non demordiamo, noi troviamo sempre una barca, perché la nostra storia ci porta, essendo lei la Madonna di Porto Salvo, ci porta ad andare a mare. Ma comunque ringraziamo sempre le persone che comunque ci danno le barche, che non sono poi di Gioia, perché a Gioia non abbiamo la possibilità di una barca che può soddisfare queste esigenze. Ma diciamo che ogni anno, qualche volta siamo arrivati a mare che avevamo il dubbio di salire sulla barca. Poi all'improvviso succede sempre qualcosa, il mare ci permette sempre di andare e di poter portare la Madonna e fare un bel giro come facciamo sempre. Non so per quale motivo, però le condizioni ci sono sempre e noi siamo felici di questo. Possiamo vedere che siamo tutti in festa, perché è giorno di festa dopo questo periodo di fermo. Ma da quanto tempo è presente il comitato che fa sì che queste feste si possano realizzare e mantenere vive le tradizioni? Diciamo che dal 2014, per esigenze di parrocchia, il parroco ha voluto fortemente un comitato civile. Il comitato civile è praticamente, abbiamo suddivisi i compiti, la parte civile dalla parte religiosa e di responsabilità di questo, come dire, io sono il presidente e mi occupo di alcune cose, per altri aspetti ho le figure giuste, ognuno si occupa del proprio ruolo e ogni anno riusciamo a dare e a completare tutto l'iter nella regola e nel rispetto delle regole e nel rispetto dei ruoli con tutte le istituzioni. Bene, adesso siamo in giro, siamo circondati da imbarcazioni. Io ho avuto un attimo di panico, lo devo ammettere, però comunque è uno spettacolo, è vedere. Uno spettacolo di festa ed è bello poter far di nuovo rivivere queste emozioni che solo qua con la Madonna di Porto Salvo si possono far rivivere. Come lei ha ben detto, con tutte le restrizioni che ancora a cui dobbiamo anche sottostare, sta andando tutto per il meglio e dobbiamo dire che si sta facendo veramente una bella processione via mare, che è veramente emozionante poterla fare. Io in primis, che sono qua, posso dire che è veramente una grande emozione, una grande gioia. Quindi dai, godiamoci questi momenti, se lei ha terminato, magari senz'altro, ci risentiamo senz'altro. O dobbiamo dire qualcos'altro? Ma cosa possiamo dire? Tutto questo è frutto di un lavoro fatto a livello certosino da parte degli addetti ai lavori, del comitato, dei portatori, di tutte quelle persone che non si vedono ma comunque mettono un tassello e assieme al loro tassello ci facciamo un bel mosaico. E quindi se questa festa ha questo risultato, effettivamente dobbiamo dare merito anche a chi non si vede, a chi non parla, chi non c'è,
Noi magari ci prendiamo qualche piccolo merito, ma è subordinato a tutti i supporti che abbiamo, da tutte le persone che amano contribuire con noi e vivere assieme a noi un momento bello. Ma ora che giro stiamo facendo? Adesso ci spostiamo dal fiume Budello al fiume Pietrace, perché Gioia Tauro è chiuso tra due fiumi e per rispetto al posto noi facciamo un passaggio abbastanza veloce per via della tempistica che comunque dobbiamo mantenere, ma arriviamo a ridosso dei due fiumi e poi arriviamo a terra e poi portiamo la Madonna, diciamo, ritorniamo. Continuiamo poi a fare il resto delle cose. Bene, allora ora lasciamo le immagini del nostro operatore, che così in modo certosino ringraziamo, e che ci farà vedere e ammirare questa processione via mare. Anche lui presente per vivere appieno l'emozione anche di vivere la processione a mare, via mare. Questa è una grande emozione che si rinnova ogni anno in questa processione della Madonna di Porto Salvo a mare. Quindi è un grande richiamo per tutti i fedeli, ma anche per i cittadini non fedeli, come si dice. Quindi è un richiamo per tutti. E noi l'auspicio nostro è che la Madonna ci possa aiutare a risollevare le sorti del territorio, della nostra città e della nostra comunità. Ci voleva questa ondata, ecco, proprio per rimanere in tema, proprio di festa, di euforia, perché vedo che ci sono tante persone, una marea di persone. Sì, che si rinnova puntualmente ogni anno, a parte i due anni del Covid. Questo significa che l'unità anche popolare si può ottenere su grandi valori come quelli della Madonna. Gioia Tauro ha bisogno di questo. Ha bisogno di unità, di partecipazione ed impegno da parte di tutti. E quindi se ci sarà questo impegno da parte di tutti, ce la possiamo fare a superare le difficoltà del momento. Bene, allora ci godiamo ancora questa processione via mare. Lo ringrazio. Che affinché, diciamo, questa puntata si potesse realizzare, ringrazio il Bar Garden di Salvatore Ravese, Sir Purpiana, e poi anche un ringraziamento al ristorante La Ciambra. Ma non per te! 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 Ma non per te!
Ok, vai ora, vai ora! Ora! Muro, muro, giù muro! Presidente, siamo di nuovo ritornati sulla terraferma, siamo tornati di nuovo qua. La Madonna, la statua è scesa, grande festa e penso che sia andato tutto alla grande, vero? Credo proprio di sì. Chi è con noi? Sono Zucco, presidente dell'associazione pensionati di Gioia Tauro. Ah, bene, bene, adesso dove prosegue? Beh, adesso ci soffermiamo un attimo, sì. Riprendiamo la processione e arriviamo fino all'imbocco della via Tripodi, dopodiché stazioneremo il tempo necessario per poterci organizzare, dopodiché si parte con la famosa Fuiuta. Bene, non Fuiuta. La Fuiutina è un'altra. Diciamo, bene, bene. La Fuiuta. Bene, e allora noi saremo là naturalmente a riprendere il tutto. Sì, certamente, certamente. A dopo, a dopo. Grazie. Grazie. Qua con me c'è il presidente Zucco che comunque ci sostiene sempre, e lui con tutta l'associazione, e collaboriamo sempre in ogni cosa perché queste sono associazioni vere e senza pregiudizi. Bene, lo facciamo bene. Con spirito di collaborazione e con uno spirito veramente per il fine sociale. Bene, bene, siamo contenti. Nel frattempo vediamo la statua della Madonna di Porto Salvo ferma, la banda anche che l'ha accolta.
Vedendo circa le disposizioni da fare, perché adesso è un momento clou, il momento più aspettato da tutta Gioia Tauro, da tutti i gioitani che dopo la processione per strada, per le vie del paese e dopo la processione via mare, finalmente c'è la famosa, il rientro della statua nella casa madre. Però la cosa bella è che c'è una tradizione, che è proprio da questo punto che viene chiamato, che punto è questo? Poi viene chiamato Bar Piccadilly come simbolo, perché si chiama il Bar Piccadilly. Al Bar Piccadilly, dove arriveranno fino alla Chiesa Madre con la famosa fuitina. Quindi i portatori inizieranno a correre? Sì, prima al trotto piano piano e poi al massimo. La Madonna che fa tutto al massimo, ci fa andare al massimo. Bene, bene. Anche la processione via mare, che siamo stati sull'imbarcazione, è andata più che bene. Benissimo, benissimo. Fortunatamente non c'è stato nulla di disagiato. Abbastanza organizzato tutto, come lei ha ben visto, tutto organizzato. Siamo tutti uniti per la Madonna. È un'emozione veramente grande poterla vivere anche insieme a voi. Bene, quindi ora la statua è pronta. È pronta per il rientro. Come sgomberano la strada, si parte. Ma vi sentiamo qualcun altro dei portatori? Luca è uno dei... Qualcuno, possiamo sentire qualcuno dei portatori, finalmente, coloro che veramente tutto da loro dipende, perché tutto loro fanno con tanto amore per far fuoriuscire la statua, che dopo questo periodo di fermo veramente ci voleva, ecco, un momento di emozione, di gioia, di felicità. Avete trovato la persona sbagliata per quanto riguarda l'emozione, perché io per la forte emozione che ho, anche con qualche pochino di esperienza, non riesco a fare forza ai miei fratelli, infatti mi sto... Però anche una forza morale ci vuole. Una forza, forse la forza morale ce li ho, ma quella fisica, perché... Ma da quanto tempo è portato? Io, questo è il 21° anno. E vabbè, se c'è un periodo di fermo è solo un portatore morale, non... Morale, perché ho troppa emozione, piango prima ancora che la statua parte, quindi non riesco a mettermi... A sostenere. Per me è una... Io ho scritto pochi giorni fa, chi cerca di spiegare questo giorno a qualcuno perde solo del tempo. Non si riesce. Non lo puoi spiegare ad un'altra persona, o lo vivi o non lo vivi. Ne abbiamo sentito un parere, però io sono curiosa e voglio ancora sentire qualcuno che l'ha portata dall'inizio, la statua. Salve signora, come stai? Salve, tutto bene? Ogni anno sono sempre qua presente. E io ci sono anche insieme a voi. Sì, bene. Sì, sì. E siamo, finché siamo qua, ringraziamo la Madonna. Solo che da 3 anni che non vengo, perché c'è stata la pandemia, quindi sono stato là. E adesso che emozione prova? Lei non può capire che emozione posso provare. Ma possiamo trasmetterla ai nostri amici che ci seguono da casa? E che devo dire? Io a prescindere che sono un devoto della Madonna di Porto Salvo. Perché questa devozione? Cosa fa la Madonna, questa statua miracolosa? Ma questa ci attira, è la nostra mamma, la mamma di tutti, è la mamma. Di tutti, signore. Quindi
siamo troppo emozionati. L'ha portata lei la statua? Sempre, ora no, la faccio largo ai giovani, si dice. Però siamo sempre, dirigiamo sempre qua. Bene, qua bene. C'è un veterano. E ripetiamo qualche altro. Da 34 anni, però l'emozione è come il primo anno, è una cosa inspiegabile, proprio non si può spiegare, l'emozione, l'ansia, non lo so, tremiamo tutti, siamo proprio tutti tesi. La stanchezza se ne va, mi sì, sicuramente scopare. Quando si parte poi cancelliamo tutto. Perché è da 3 anni anche che non si fa questa fuettina, quindi dobbiamo provare per fare bene, diciamo. Speriamo che la Madonna ci accompagna e quindi che tutto finisce bene. Bene. E viva Maria. E per il mondo intero. Bene, io direi anche un applauso a voi che l'avete portata, a voi che fate veramente tanti sacrifici, però con la gioia, con la felicità, ragazzi, giovani, tramandati da padre in figlio, magari per devozione, ecco, un grazie a voi, veramente. Bene, ora noi ci allontaniamo perché dobbiamo lasciarli lavorare, dobbiamo far rientrare la statua della Madonna di Porto Salvo alla sua chiesa madre e poi dopo continuiamo.
Siamo proprio di fronte alla chiesa e stiamo aspettando che la statua faccia rientro nella sua casa madre. È sempre anche questo un momento di tanta emozione, il rientro nella chiesa madre, e noi andiamo proprio a seguirlo perché ci spostiamo e riprendiamo il tutto proprio per rendervi partecipi ancora una volta. Uno, due, Parma d'oro e rosso violetta e Parma di Norvega.
Bene, siamo con Don Gianni, adesso il rientro della statua dell'effigie della Madonna di Porto Salvo, che ha portato tanto gioia, tanta emozione per le vie del paese, ma anche per le vie con la processione via mare. Sì, sì, è vero, veramente, dopo gli anni della pandemia, veramente c'è stata una risposta corale del popolo, di tutta la piana e della regione Calabria. Siamo contenti perché la Madonna ci ha aiutati e lei ha preparato insieme a noi questo giorno meraviglioso. Ci voleva questa felicità, ci voleva, per darci speranza, slancio, per metterci subito in moto, tirare fuori le energie, le capacità, perché ci eravamo assopiti con questa pandemia e la Madonna ci ha dato tanta forza, prima di tutto il Signore, poi la Vergine Maria non ci ha lasciati soli, ci ha spronato e noi abbiamo risposto a lei come lei ha risposto a Dio. E grazie anche a voi per il vostro meraviglioso servizio e le vostre clip che sono veramente meravigliose e che le mandate. Un grazie, lo dirò sempre, ai portatori che sono veramente, e alle forze dell'ordine che hanno collaborato, e noi insieme a loro, sì, tutto è andato bene, grazie, però fate protagonisti i portatori, meglio chiamate. Facciamoli venire ai nostri microfoni, chi vuole venire? Allora, per l'intervista di cuore, vediamo i portatori, avvicinate per l'intervista, ci vuole un portatore, fatemi la domanda. Adesso si sono avvicinati i portatori, giustamente prima erano impegnati. Lei ha portato la statua? Ho portato la statua, la porto da adesso buoni 7-8 anni, ma la cosa che oggi voglio ringraziare con tanta emozione, oltre al nostro parroco Don Giovanni Gentile, che con amore, stima verso di noi ed eleganza tutti gli anni, anche periodi di Covid che ci hanno fermato, ha cercato sempre, sempre di portare la statua fuori, ma non solo la statua, di portare la via della fede attraverso la nostra Vergine Madre Maria nelle nostre strade di Gioia Tauro. Quel messaggio da giovane che mando a tutti i ragazzi, non solo della Marina ma anche del nostro paese, di avvicinarsi, di far parte di questo progetto e di crescere insieme a noi, perché io oggi sono qua grazie ai miei predecessori che sono alla mia sinistra, che da sempre, anche a piccoli passi, ogni anno hanno cercato di far crescere questa festa, ma farla crescere non a livello concreto, a livello astratto, solo hanno fatto crescere la fede. Quelle bandierine non sono solo un simbolo, ma solo la via della pace, la via della fede, quello che io oggi spero arriverà nel mondo, non solo nelle porte di Gioia Tauro. Ce ne vuole tanto. Spero solo questo. Grazie. Andiamo a sentire un altro portatore. Buonasera a tutti. L'emozione. L'emozione è davvero tanta. Noi abbiamo abbandonato il lavoro con piacere per questa grande festa, per ritornare nella nostra casa e ringraziare la nostra Madonna per averci portato tanta gioia e serenità, che purtroppo con questi 2 anni di pandemia sono andati via, sappiamo benissimo. Vorremmo ringraziare il nostro parroco che è riuscito anche a farci stare insieme, a riunire nuovamente la famiglia, nonostante i vari problemi che ci possono essere in ogni famiglia nelle nostre città e nel nostro piccolo. Un grazie anche a voi che ogni anno ci venite a trovare e vi ringraziamo davvero di cuore per aver portato nelle nostre case la gioia e ricordiamo nuovamente di venire di nuovo in chiesa e di riportare la fede nelle nostre case, che quella è l'unica arma vincente per andare avanti e per sconfiggere il male in questo mondo. Bene, bene, grazie. Sentiamo un altro giovane portatore. Da quanto tempo? Questo è il primo anno. Ah, questo è il primo anno, quindi sono un novizio. Ha avuto veramente, si può dire, il battezzo allora oggi. Com'è andato? È un'emozione indescrivibile, ho visto anche i veterani, si può dire veramente emozionati, il che dimostra quanto sia importante per noi, per questo paese, questa festività. Bene, affinché questa puntata della Madonna Santissima di Porto Salvo si potesse realizzare qui a Gioia Tauro, dobbiamo ringraziare il Bar Garden di Salvatore Ravese, che anche lui come devoto, come fedele, insieme alla moglie Antonella sono qua presenti. Beh, è doveroso dire qualche parola. Ormai il Presidente credo che oggi ha detto di tutto.
prima cosa che possiamo dire è che questa è una bellissima festa che deve andare avanti. Quest'anno la grande forza è stata sia la forza che ci dà Maria stessa e sia la sinergia fra i portatori e il comitato. Questa deve essere una forza che deve continuare, perché la vera forza della Maria di Giratore è proprio questa. E il popolo deve seguire anche questa meta che il comitato con il presidente stanno andando avanti. E le tradizioni devono continuare? Sì, sempre. Sempre, sì. È una tradizione. Vedere la Madonna che attraversa il mare e va da un ponte, da un punto all'altro, per raccogliere tutti i paesani di Gioitani, di Gioia Tauro. Guarda, è un'emozione indescrivibile, cioè solo chi la vive la può descrivere, gli altri è solo a pelle. Ecco, l'emozione è tangibile. Presidente! Adesso che siamo un po' più rilassati, posso solo dire che non c'era cosa più bella di ciò che abbiamo tutti insieme fatto oggi. Questa è una cosa che gratifica chi veramente ha sostenuto la manifestazione, gratifica tutta la città, perché tutta la città è stata artefice e promotore di questo evento, per cui, essendo una manifestazione popolare, credo che non ci sia assenza migliore quando è una manifestazione popolare e sostenuta da un popolo importante come quello di Gioia Tauro. Bene, e noi invitiamo i nostri amici telespettatori che ci seguono sempre, sono in tantissimi da casa, a venire il prossimo anno a viverla personalmente questa processione, queste feste religiose, questa solennità che fanno sì che mantengono vive le tradizioni, quelle vere. Sì, certamente. Qualcuno, nonostante è molto seguita, tantissima gente non è per un motivo qualunque non ha potuto vedere dal vivo la manifestazione, ma l'assenza vera è vederla, perché raccontarla ha un sapore, vederla si respira un profumo diverso. Bene, e noi lo ricordiamo che verrà trasmessa questa puntata attraverso le emittenti di Telespazio e di Calabria TV. Bene, conosciamo anche un'altra persona che fa parte del comitato feste, ma noi lo conosciamo già. Sì, buonasera a tutti, buonasera a voi, buonasera a tutta questa gente oggi presente alla festa della Madonna di Maria Santissima di Porto Salvo. Che dire, grande successo come ogni anno. Del comitato anche, che veramente ha fatto sacrifici. Sì. C'è dietro, in mani sacrifici affinché questa festa si possa realizzare nel migliore dei modi, che vada tutto sempre per il meglio. Sì, certo, noi ce la mettiamo tutta, ma soprattutto è la comunità, la popolazione che ci risponde, che ogni anno ci aiuta, diciamo che siamo un'unica cosa, comitato, popolazione, portatori della Chiesa, la Chiesa. Noi riusciamo ogni anno a fare sempre di più successo e più gente. E poi lo conosciamo anche, lasciamo anche un attimo la festa, perché lo conosciamo, è un DJ molto famoso. Ma diciamo famoso molto dalla nostra terra. Famoso, do anche la mia prestazione musicale in giro. Ho fatto una bella stagione, oggi farò la chiusura dell'estate perché avrò un'altra serata e poi diciamo che mettiamo la pausa, aspettiamo l'inverno prossimo. Bene, io ora penso che siamo giunti a fine puntata, a fine diretta. Ringraziamo i nostri operatori che veramente hanno fatto dei sacrifici in mani. Toni Vero, il nostro Antonio che è qua davanti a me, che veramente mi ha seguito ovunque. Ringraziamo anche Totò, il nostro fotografo, tutto lo staff che ha fatto sì che questo si potesse realizzare. E chi l'ha volamente, fortemente voluta, ovvero il Bar Garden di Salvatore Ravese, Circum Piana, e poi un ringraziamento anche al ristorante Ciambra. Bene, da Dominga Pizzi è tutto, mi raccomando, continuate a seguirci. Un saluto da questa bellissima cittadina che è Gioia Tauro, insieme al presidente dell'associazione. Grazie a Tomarchio, questa sera abbiamo potuto dare alla città, alla regione e per via dei canali ormai Facebook, per i canali che prendono, abbracciano tutto il mondo, possiamo dire che abbiamo fatto quasi un mezzo miracolo, perché abbiamo potuto fare questa manifestazione che non era scontata per via del Covid, per via di mille problematiche, ma ce l'abbiamo fatta, vuol dire che la Madonna
ci ha accompagnato e siamo qua. Tutto, ci ha creato il cammino e noi il cammino e non l'abbiamo seguito. Sicuramente. E noi chiudiamo questa puntata e l'ho ricordata Antonio Martino, che veramente è stanchissimo adesso, è arrivato a questo punto, però lo ringraziamo e ringraziamo tutti. Un bacio dalla vostra Dominga Pizzi, alla prossima.